tema di cui tratterò è relativamente all'appropriatezza nella diagnosi della trombosi venosa profonda, sia trombosi venosa profonda, sia prossimale che distale, ma anche della trombosi venosa superficiale. Le problematiche sono diverse, in quanto, come sappiamo, esiste una eccessiva richiesta di esami strumentali nell'ambito di questa patologia. Allora, puntualizziamo che cosa? Prima di tutto, quando va fatta la diagnosi? Naturalmente all'inizio, al di là di quelle che sono le normali procedure, vale a dire lo score di Wells per stabilire se una trombosi è probabile o non probabile, l'utilizzo del didimero, che sappiamo che è significativo perché ha un valore predittivo negativo, ed infine la diagnostica ultrasonografica, ed è su questo che bisogna soffermarsi, in quanto non è necessario, una volta fatta la diagnosi, ripetere la diagnostica ogni mese, ogni due mesi, ma una volta effettuata la diagnostica ed analizzato che c'è una trombosi venosa profonda, dobbiamo eventualmente programmare un successivo controllo diagnostico quando il nostro paziente termina la terapia. Perché? Perché solo in quel caso là noi possiamo, grazie alla diagnostica, fotografare quello che rimane dalla trombosi, quindi dal residuo trombotico alla restitutio ad integrum. Bisogna quindi valutare bene questo. Perché? Perché nella possibilità che il paziente che ha una probabilità di recidiva più alta rispetto al paziente normale si ripeta la trombosi venosa profonda, noi dobbiamo sapere esattamente, quindi appropriatamente, quello che abbiamo trovato in questo caso. Questo vale sia per la trombosi venosa profonda distale che prossimale, mentre nell'ambito della trombosi venosa superficiale è importante, perché molte volte la trombosi venosa superficiale sappiamo bene che è frequentissima, riguarda molte volte pazienti che hanno le vene varicose. La necessità di eseguire un esame ecocolor Doppler è per una serie di motivi che qui elencherò rapidamente, vale a dire: uno, per escludere una concomitante trombosi venosa profonda, in quanto il trattamento cambierà, diversificherà. Due, perché quello che vedono i nostri occhi molte volte non corrisponde a quello che vede la diagnostica strumentale. Tre, per stabilire quindi anche l'estensione della stessa. Quindi sono tutte condizioni, ritornando al tema di base dell'appropriatezza, che naturalmente non solo è necessario effettuare una corretta diagnosi, ma è anche importante che i controlli siano fatti in modo da poter essere in grado di stabilire poi quale deve essere il percorso del nostro paziente.